Sono contenta del risultato del negoziato su React-EU, ma questo strumento non funzionerà per l'Italia, perché per spendere 10 miliardi in un anno serve capacità di spesa, quindi un governo capace. E che l'attuale governo italiano sia totalmente incapace lo dimostrano i fatti, i 70 miliardi non spesi fermi in tesoreria, il numero più alto d'Europa di morti per Covid nonostante il lockdown, l'aumento esponenziale dei disoccupati e l'incapacità di riportare a casa i 18 pescatori siciliani sequestrati in Libia da 3 mesi, mentre il governo turco ha fatto liberare dal generale Haftar i propri pescatori dopo appena una settimana. Se l'Unione Europea non vuole lasciare nessuno indietro, non può abbandonare i cittadini italiani in mano a dei buffoni, ma deve chiedere al ministro Di Maio, al presidente Conte, di dimettersi e intervenire direttamente per liberare i pescatori di Mazara. È la Sicilia che ve lo chiede. Riportateli a casa.